ciao cari, sono Atrix Signori. Bentornati cari nel canale. Carissimi, il video di oggi, chiaramente siamo su Hearthstone. Il video di oggi è estrapolato dalla live di ieri, che se te sei persa, caro, l'ho visto. Riproponiamo il Togwaggle Druid. Secondo me, cari, uno dei deck più forti attualmente per rankare. Abbiamo rankato che è una meraviglia. Abbiate pazienza, cari, stando ancora a San Benedetto, non c'ho troppo tempo di registrare. Una volta che torno a Pisa venerdì, si tornerà probabilmente, anzi sicuramente, con la stessa schedule di YouTube che abbiamo d'inverno. Detto questo, vi invito lo stesso a lasciare un like, un commento, se volete una condivisione e una buona visione, carissimi. Senti, se qua gioco contro Big Sparrow, la partita è vinta. Il problema è... il tempo mage. Il tempo mage, la partita è tutt'altro che vinta, a meno che non lo scurvo bene. No bene, no, doppia naturalize, no bene. Contro tempo mage naturalize fondamentalmente è un coin. Voi la utilizzate per... mamma mia. Per proccare Counterspell. Spero che comunque non sia un tempo mage. Fammi vedere il corvo, caro. Che scoperta incredibile. Mamma che mano. Mamma che trash. Ma che mano è? Cos'è sta roba? Pessima. Bruttissima, mamma mia. E che gli racconto con doppia naturalizzazione? Fiorista. Spedding plug. Azzalina, ma che mano è, Dio? Che mano è? Sarà mai Counterspell questa? Dai che c'abbiamo il coin, non è mai Counterspell. Fa il serio, fai. Perché se io vado di Naturalizer non è Counterspell, pesca due carte, è una cagata. Mamma che mano che c'ho, mamma che trash, oh, puttana maiala. Alla fine anche se Counterspell non è un problema il 2-3. Guarda Counterspell. Ho giocato Counterspell col coin, vabbè. Per il secondo abbiamo il coin, il che è molto buono. Il che è molto buono, a meno che... Top Chiritora, disastro. Cioè, bella pazienza, come faccio io? Cioè, come faccio a giocare con sta mano qua? Questa non può essere Counterspell. Fai il serio. Non può essere Counterspell questa qua. Cosa fare? Questo è turno di swipe, regà. Non può essere Counterspell. Non ci posso credere. Cioè, se è Counterspell concedo, tanto la partita con sta mano è persa. Cioè, perché giocare il coin... Giocare il coin è una merda. Allora, a questo punto tento naturale sul 4-3. Cosa tento fare? Il fatto è che non voglio fargli pescare due carte del cazzo. Dai, che non può essere Counterspell. Ciao, lo vedete? Dai, porco Dio, sono a vedere. Ma dai, ma cos'è? Ma che cazzo, dai? Ma che presa per il culo? Ma vaffanculo sti cazzo, si chiede il cazzo! Non ne posso più! Non può essere Counterspell, anche questa! Mi vorrei tenere il coin per giocare a Malfurion, però. Porca troia! Tutto il Counterspell, porco! Ma cos'è? Che cazzo è? Ma scherzi! Per la natura. Raga, tre Counterspell al turno 5! Tre Counterspell! Impazzisco! Il futuro. Vorrei andare di spending plug io! Ammira gli strumenti della creazione! Oh.
abbiamo fatto pesca troppo. Cioè, però, beh, caso 3 count, spero non... Non riesci in early game se ti setta 3 counter spell contro tempo secret mage, come pensi di vincere la partita? È infattibile. È impossibile contro tempo secret con 3 counter spell. Dio strano, cazzo, dai. Questo è buon Tobbeck, per l'amor di Dio. Problema è che c'è ancora 2 fireball, 2 frostbolt. Mi distrugge. E la cosa più brutta è il fatto che noi non ci abbiamo una, noi non possediamo una mano. Questa non è una mano. Matchup è difficile contro tempo, eh. Però anche è vero che se te gioca del counter spell al turno 5, voi non potete proprio iniziare la partita. Senza provincenti. Millimetri. Devo trattare lui per forza. Raga, andiamo a 9, andiamo. Andiamo a 9. Il fatto è che se io mi curo dei 12 e hitto lui, lui ha 5. Cioè, a sto punto come vince lui? Con Fireball Frostbolt. E a sto punto me la gioco sta cazzo di partita. Per come è andata me la gioco. Perché se mi tanco di 12... 8 non è buono. Vince solo con Fireball Frostbolt, vince. I miei pensieri. Ah, me la gioco, dai. Me la gioco, se non c'ha Fireball Frostbolt, se non c'ha Fireball Frostbolt, io posso fare un turno. Non dico che c'ho un comeback, però posso fare un turno dignitoso. Ecco. Eccoli. Te mano. Ancora giusti per Fireball Frostbolt, magari top decade. 3 counter spell al turno 5. Mi verrebbe voglia di pia qualcosa e lanciarla fuori dalla finestra. Ok. Ultimate Infestation to the top. Ultimate Infestation to the top e godo. Insomma. Che puttana, dai, che devo fare? Cioè, cosa devo fare? Sono 24 di armor questi qua, sono tanti, eh. Posso pescare una carta, magari. Però mi perdo 6 di armor, non me lo posso permettere. Raga, gioca Zalina. Questa partita va a cazzo così, dai, gioca Zalina. Gioca Zalina. Hai vinto stavolta. Gli prendevo tutto, gli prendevo. Prendevo le fireball, le frostbolt. E poi non so come finì la partita. È assurdo. Ora vi faccio vedere una cosa. Armarmoralo! Voi vi faccio vedere una cosa. Ma lo vedete il deck tracker? Voi sì. Voi vi faccio vedere una cosa. Allora, contro tempo mage, in realtà il matchup non è facile. Ma è assurdo. Guardate ieri, ieri notte. Guardate ieri notte, ve faccio vedere. Ho vinto contro 3 tempo mage. Questi qua, 1, 2, 3. Erano tutti e 3 tempo mage. E l'ho vinte tutte e 3 con l'arma. Perché io facevo doppio turno, mi facevo tipo 30 di armor e lui concedeva. Fa riflettere sta situazione qua. Fa parecchio riflettere. Perché il matchup comunque è negativo. Cari, grazie mille a tutti per il supporto. Vi ricordo, mentre stiamo cercando l'avversario, che sicuramente non sarà un questo rogue perché è arrivato da Tillo, che per i nuovi iscritti basta che digitano punto esclamativo Prime. Non è vero. Punto esclamativo no. Telegram, punto esclamativo Discord, e verranno reindirizzati tramite un link al gruppo esclusivo. Ricordo sempre, peraltro, cari, che il Prime è gratuito. Quindi, se tu in alto trovi scritto iscriviti senza costi aggiuntivi, vuol dire che ti puoi iscrivere senza costi aggiuntivi. C'è scritto lì, perché dovrei dire. C'è scritto lì. No, ma sei bravissimo. Grazie. Io se l'auto non ne faccio mai, però dovrei farne di più. Però poi mi rompo il cazzo e non mi scordo. È questo. Sei quando tipo il bambino con. Regà, è arrivato. Siete contenti? Tu, amore mio, tu che avevi scritto manca da Tillo. Sei contento che è arrivato, però devi essere sincero. Sei contento che è arrivato da Tillo? Di la verità, dialoghiamo. Guardate quanta gente. Devo andare via, che devo andare a prendere Gabriella. Vabbè, ragazzi, Coin Wildgrow non la vedevo dal 15-18. Coin Wildgrow io.
Questo è un big che domani... gio... Oh, a meno che non c'è il Tar Creeper che è un big, non è giustificabile. O la folletta, la 3-1. Come con Wild. Comunque Ogama ha scritto... Oh, certo. Lo so, Bombeca, non si capisce che dire. Come certo? Troppo casino, infatti, certo, caro. Ma è normale, ma è normale. Ma adesso infatti se ne va. Sono contento. Ma adesso se ne va, infatti. Mi mancavi da dirlo. Ok, raga, è male. Tendenzialmente pescherei con sentiero. Raga, come sempre, nel senso, vorrei pescare con sentiero per vedere poi se usare Nourish per rampare. Comunque, Mattia, io vado, ciao. Ciao, amore mio. Ti voglio okay. bene. Possiamo tranquillamente fare armor up. Capito? Capito che ti voglio bene. Grazie, caro, non dovevi, non dovevi. Sì, da dillo, vada, però vada, vada, ciao a tutti. Ciao, guardate, saluto. Ok raga, sicuramente la mano è buona. Cioè, come una carta può farvi cambiare completamente la mano. Cioè, questa è la forza anche del Towaggle, no? I Diaspa hanno preso value. Abbiamo pescato una carta che è Ultimate Infestation. Possiamo rampare con serenità e trovare... Un po' troppo, ma in realtà troppe. Ne bastava anche una. O meglio, sarebbe stato il top pescare Runner Runner, Fiorista, King Towaggle, Fiorista... O Fiorista Zalina o semplicemente Mali. Malfure. Sicuramente rampa, pesca. Raga, l'ultima volta che ho visto un main control e ci ho detto che era sicuramente Malfure. Non vi ric- vabbè, ok, lo sto sbarellando oggi. È arrivato Tattile e ti ha sbarellato, eh. Ma ha sbarellato di tutto, è brutto. Con quanta cattiveria gli ho fatto questa swipe in bocca all'Inra. Ma se l'è meritata, sicuramente sì. Perché ho 5 carte, se no. E se non prendevo il secondo Arcane Tyrant, bella non era. Va bene. Ok, sicuramente mi prendo addosso una. Raga, secondo me è Maligos. Non è Towaggle. Cioè, io spero non sia Towaggle, ma spero sia Maligos. Però spero di prendere la combo e switchar subito. Wagon Summons è fortissima. Però devo giocare per forza Ultimate. Dai, non prenderò mai doppio Golem, su. Ne prenderò al massimo uno. Fiorista ottima. Golem una merda. Tiranno arcano decente. Basta, finito. Finito. Turno dopo evocazione Golem. Credo, no? Devo... raga, non c'ho la combo purtroppo. Ohia la puttana madosca. Non c'ho manca Zalina. Vabbè che Zalina era una merda, eh. Allora, lui... Non so se fare il value trade addirittura io. No, giochiamo intorno a sua. Ah, raga, lui probabilmente va di combo qua, no? Lui probabilmente va di combo. Io vado di Giggling. Il problema della Giggling... è chiaramente la... è la spending plug. Fa schifo la spending plug. Il fatto che se giochi il golem... lui fa Maligos swipe tra da tutto. Fa schifo pure il golem. Fa schifo tutto qua. Bene. Fa schifo tutto. Non aspetta nessuno. Per la natura. Problema è che io c'ho una mano di merda. Devo... vabbè. Cioè, vabbè, sti cazzo. Me la tratta, non è problema, me la tratta. Potevo bruciare una ca, va, capito. C'ha tutto, eh. Ragazzi, ha tutto, è pazzesco. A tutto! Ok. Cioè la partita è cambiata completamente adesso. Mi serve Malfurion adesso, no? Cioè ora lei la posso giocare con tranquillità. Il problema se è anche Quinto Wago lui. Quello è il problema, che... quella cosa che mi dà fastidio.
so, probabilmente avrei dovuto pescare, non lo so, vorrei farmi un po' di armor, perché se non è quinto Waggle non ha più out lui. Cioè, se lui è solamente un mali druid, noi stiamo a 22 HP. Va bene. Va bene. La top deccata, questa c'è da culo pure. La top deccata adesso. C'è da culo pure, sono un conto, un signore. Sono un signore. Vado. Vabbè, io comunque me la gioco. Io comunque me la gioco, io me la gioco lo stesso. Io comunque me la gioco. Cioè, alla fine anche non fosse quinto Waggle, va bene? Questo è quinto Waggle. È matematico, è quinto Waggle sicuro. Questo è quinto Waggle, matematico. La mia mano è piena. Qua ce la rischiamo non poco e bruciamo una carta qua. Qua ce la rischiamo non poco. Però qua devo assolutamente pescare io. Ok, spero di prendere tutto. Cioè, spero di prendere Malfurion e Azalina. E stiamo a posto, stiamo a posto. Stiamo a posto, perfetto. La mia mano è piena. La partita è parecchio strana comunque. E quello lo gioco pure io. Si è spezzato. Ok. Quella non sto ben capendo, La mia mano è piena. Ma il cerchio della... dimmi caro. Si è spezzato. Quello che è contro me. Non lo so. Seriamente non lo so. Seriamente non lo so, caro mio. Non ho idea. Aspetta, che forse è un Cthulhu. Perché sta pescando troppo. Se stai notando. Ho capito, caro, ma se gioca un Cthulhu Malikos, voglio dire, bravo lui. Io non so se voglio pescare crullato. Cioè, avrei probabilmente dovuto pescare prima. Vero. Però mi faccio un sacco di armor crullato io. Avrei dovuto pescare prima di Malfurion. Ho missato uno di armor. Ma non è per quello che perderemo. Wow. Ne abbiamo subito un Trollize. No, raga, aspettate un attimo. Questo è il turno, è disastroso, è difficilissimo. Non ho idea. Lui c'ha Azalina, no? Lui c'ha Azalina. C'è cura. Non voglio dargli un Trollize, porca troia. Madonna che turno, Cristo di Dio. Cioè, che me ne frega mo di switch deck io. Cioè, io non voglio dargli naturalize, quindi la faccio qua. Il mio turno no. Ora Azalina è sicuramente meno forte. Minchia, vince contro Malito Waggle è difficile. Cioè, nel senso, lui ci counter a bestia perché c'è entrambi le combo, Lui ci counter in maniera disastrosa. Ok. Va benissimo. Cioè, va benissimo, insomma. Va bene. È fine, cari. È parecchio fine.
Ok. Ok. Non so che carte gli sono rimaste a lui. Un ultimate. Un'altra spreading. Detta malissimo. Wild Grow. Ok. Ok. Benissimo. Benissimo. Si prende ancora danni. Questa gliela togliamo subito, prima che la possa giocare. Subito. Swipe l'ha già giocate, no? Moonfire l'ha già giocati, quindi il trade ci sta qua. Scusami, che gli è rimasto? Ultimate Infestation. Azalina si prende la cagata. Io l'ho lasciato apposta la merda. Ma dai, giocalo un lato feroce, giocalo. Mio caro, quanto mi gusta questo deck. Quanto cazzo mi gusta. Quanto mi gusta, un po' impegnativo, però mi gusta, mi gusta. Mamma che partita, cazzo. Uia la puttana, mai. Bella, cazzo. Spreading to Wild and Naturalize. Bravo Pippo. Sì, era, e mi pare che la giocata che ho fatto pure io. Non mi ricordo, però dovrebbe essere quella. Raga, contro Shaddenbok in realtà il matchup non è particolarmente negativo. È uno di quei matchup, oltre il Quest Rogue e chiaramente il Mali Druid, in cui la combo va trovata prima di subito. Abbiamo reso questa. Il fatto se è invece even, stavo dicendo, la mano è buona. Non buonissima, discretamente buona, perché abbiamo diffusione, perché abbiamo rullato into diaspro. Possiamo tradare lo 0-3, che è di certo uno dei più ostici qua. Oh, nella speranza chiaramente di prendere Wildgrow, la partita probabilmente è andata, è incassafortata. Qua probabilmente farà doppio pezzo. Va bene. It's fine. Quanto vogliamo essere greedy? Per la natura. Cioè, se io non vado a fare questo trade, gli dico, ragazzo, c'ho spreading plug in mano. E spreading plug rimarrà comunque forte. Il problema è lo 0-3. Sapete perché è problema lo 0-3? In realtà non è un problema lo 0-3. Non è un problema. Perché lo traddo con l'ametista. E per fortuna non ho nemmeno messo il totem. Ma traddo con l'ametista quello, sì. Oh, ma una spading plug e una porca troia, una Wildgrow. Mamma mia, cazzo. Cioè, swipe qua è fortissimo. Cosa fa? Allora, raga, io mi sto fissando nella mia testa di giocare per forza sta cazzo di spending plug. Tanto, secondo me, spending plug è forte a prescindere. Secondo me, secondo voi, quanto può essere greedy ancora andare a dire, vabbè, tanto poi giochiamo spending plug, sti cazzi della board. Non lo so. Il fatto è che non vorrei giocare il coinio. Quindi potrei fare diaspro e ropau. Secondo me questa è un po' una giocata che da una parte comunque ci premia il fatto che abbiamo spending plug in mano e ne gode value. Dall'altra tu metti lo 0-3 e vai tranquillo che c'ho swipe. Però non gioco il coin perlomeno. O meglio ancora di swipe. L'inverno è qui. Oh cazzo, rompe il cazzo quello lì. Questa rompe coglione. Naturalize, per forza. Questa va naturalizzata cari tutta la vita, non ci piove.
Oh, pazzesco comunque il fatto di non trovare ramp contro Even, Raga, ce l'ha mossi horror l'Even? Non credo, dai. Non ce l'ha, dai. Non ce l'ha mossi horror l'Even. Andrebbe contro... Andrebbe contro quanto il suo archetipo di deck. Ecco qua. Quanto a lungo potrà continuare. 6 mana, evoca 7-1-5. Seems legit man. Seems legit man. Sembro pazzo. Però non posso evocare il ragazzo. Raga, ma vaffanculo, sti cazzi al ragazzo. Boh! Oh, alla peggio, c'ha mossi horror, pulisce tutta la board. Ma non può aver mossi horror un even. Voi dite, può aver il void dripper, ma no. Wait. Uglia la puttana. Uglia la fisseria. Un altro? Non ci posso mai credere nella vita, il mossi horror. Puttana ladra. Wow. Questa mamma sei aspettata. A te il mare fa male. A te il mare fa male. Fa malissimo. Raga, mossi horror dell'Even. Pazzisco. La partita non è finita, anzi. Il cazzo che è finita. La partita inizia, mo inizia, Dio caro. Nell'Even gioca il mossi horror, comunque è assurdo. È come giocare... È come giocare Brawl... È come giocare Brawl in quello che era un... non lo so... Un mid... vi ricordate il mid warrior, eh? Con Varian Cliff, no? A proposito, Varian Cliff anche in Discord. È un po' come giocare Brawl in quel Drake là, non ha senso, infatti lo... Oh. Fammi pensare... Sta riflettendo su cosa fare? Per giocare intorno al mio secondo spending play? Che non ce l'hai. Questo è forte. Questo è parecchio forte. Raga, sapete che mi sa che è meglio che gioco gli 1-2 qua? Il problema è Agatha, vero? Porca cosa troia. Fare? Malfurion sempre. Il cerchio della vita si è spezzato. Cioè, gli 1-5 fanno schifo con la 5-3 qua. C'ha fuori del vento, Dio caro. Agatha alla fine è pure Agatha alla fine è accettabile. Agatha alla fine è accettabile, fa un turno passo fa. Altre soluzioni per questo? Secondo mossi horror. Un 6-5 che fa 3 danni, ma comunque ne rimane un altro. A lui gli tolgo lo scudo divino. Il problema è che poi diventa una board ingestibile, a meno che non to decco Spedding Plug o Nourish che sono OP con doppio tiranno. OP, sono veramente forti. Basta, finito. Altrimenti mi tocca far crescita e aspettare Ultimate. Non so se c'ho sto tempo per farlo. Mamma, quel mossi horror mi è rimasto qua. Oh, qua ce l'ho. Dai. Vecchia la patosca troia, dai. Non è possibile. Però sono stati forti loro, cazzo. Ve l'ho detto. Fortissimi, cazzo. Sono stati fortissimi. Oppi. Oppi. Costretto anche a... In realtà... No, no, deve... Che potrà mai essere? Un drop a 2 sarà. Ah. Vaffanculo. Un minimo di giustizia. Vaffanculo, cazzo! Ale! che me la merito! E me la merito! Che turno è questo? Dite tutto quello che volete, ma sono fortissimo. Dite tutto quello che volete, ma sono troppo forte. Oh, gli 1-2 sono stati OP, eh. Puttana ladra. Quanti danni ci hanno tankato gli 1-2? 7, 11 danni. E la partita non è ancora finita. Va bene? Va bene, un'altra ex va benissimo, eh. Va benissimo un'altra ex. Contento. Sono contento come la Pasqua. Beh, ripartiamo. Bella Naturalize. Pescato di merda comunque. Veramente di merda ho pescato col ragazzo.
Evocazione non è male. Naturalize sull'87 la famo sempre. Pescato malissimo. Mettiti questa mela in testa. Abbiamo un'altra swipe che sicuramente è molto forte. Che c'hai qua? Che cazzo ti è rimasto? Vabbè, swipe è GG. Mi dà male? Mi dispiace. Data malissimo. Ok. Non dite niente, non me lo merito, lo so. Non dite niente, non me lo merito. Che culo. Che culo. Ma io non voglio fare Naturalize. Che cazzo glielo faccio a fare Naturalize? Faccio swipe Hero Power. Ve li posso pure prendere 7 danni, peraltro, no? Oppure faccio swipe qua, che mi dà fastidio lo 0-3. Piaga e putrefazione. Se questo trade ci sta. Cioè alla fine è vero che mi tratta comunque il 3-6, no? Però lui c'ha una carta in top deck. Quanto a lungo. Pure forte. Quanto a lungo. No, 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 non lì. No, non è possibile, dai, ma cos'è? Ma porco di... No, qua! Un disastro! Disastro! Ma che culo! Non glielo posso dire che culo, eh! Ne sono ben conscio di questo fatto, però dai! Ok, seconda ultimate è buona. Cioè, lui sta in top deck di una carta, perché devo usare Naturalize? Dai! Facciamo i seri! È in top deck di una carta! Quanto potrà essere forte la carta top deckata? Inizia a togliere pezzi, dai. Sono 4, 5, 6. Ti faccio ultimate sullo 0-2. E tu non top deck un cazzo per un turno. Va bene. Ok? Va bene? Fine. Fine. E guarda, 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 impazzisco. Guarda che cazzo ha preso. Va bene. Ottimo, cazzo. Va bene. Ottimo. Ottimo. Questa è fortissima la Giving. Mi serve un turno per giocare la fiorista. E il turno è questo. Sempre nella speranza che non ti becchi cose troppo forti come il 6-5, no? O Agatha va bene, Agatha va benissimo. Lich King è un problema. Se me cosa è Lich King. Oh Cristo, Agatha? No, può essere Agatha. 6-5. Vabbè. Quasi finito le carte. Potere ai fiori. Io ho paura di tenere sta strozza lì. Paurissimo. No, vabbè, dai, raga, vaffanculo. La tolgo. La tolgo, la tolgo, pesca due carte, non fa niente. Io userò un turno per farmi di armor, ma mi faccio 24 di armor. Poi vado di combo, dovrei aver vinto, in teoria. A meno che non ha pescato la Madonna. E con la Madonna intendo Lich King. Perché Lich King attualmente non c'è una risposta, io Lich King. O meglio, ce l'ho, ma è dispendiosa. Tipo, se mi fa così e Lich King, sono fottuto. Oh, vabbè, però non è possibile, cazzo, dai. Non è possibile, seriamente, dai, ma stiamo a scherzare. Ma dai, ma scherzi, cos'è sta roba, porco di... Per morte il fato! Ma si deve fare la spella qua.
Sono una persona molto sfortunata io comunque. Sono una persona molto sfortunata. Questa maledizione è diventata. Mamma, se stava dalla spella a 4 le bestemmie, Enrico, non le hai mai sentite in vita tua così. Beh, stava... oddio. Tu dici lo sentite già. Quanto mi sta sulle palle. Noi prenderemo questo attacco. So se la vinco sta partita, eh. Forse devo fare il power, lo sai. Ma? Forse devo fare il power, non lo so. Cioè, abbiamo vinto. Abbiamo vinto. Easy. Easy, Bliet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. In realtà, non lo so. Ha sbagliato. Ha toppato. Ha toppato. Devo giocare la spella 5. Ha toppato. 3. 3. Vabbè, posso anche scartare una carta in meno qua, no? Tre, sbagliato. Ho sbagliato. Sbagliato tantissimo. Ho sono un coglione. Cioè, nel senso, per una carta in meno mi prendo 5 danni in più. È worth? No. Vabbè, abbiamo vinto lo stesso, raga. Brucia queste carte. Non ti meriti alcunché. Ok, ho vinto. Brucia due carte. Dai, per una carta in meno. No, gatta, dai! Finito. Abbiamo vinto. DJ. Lezioso, lezioso, leziosissimo. Ed ammazzami, ammazzami il 2-2, cara, a fare a lui. Hai a parare il culo, amore mio. Con rispetto. Ah, allora. L'arma contro Shaman me la tengo. Se even non parti di ramp un'altra volta, va bene che non è even. Ok, non è even. Raga, abbiamo la mano quella prima, se non fosse per l'albero. Mi serve assolutamente, senza ombra di dubbio, non queste carte che mi stai dando. Mi serve Wildgrow o meglio ancora Nourish. E poi là inizio a comandare. Perché questo cara è uno Shaddenbok. Che gioca lo 0-3, che attualmente è incontestato, è incontestabile. A meno che non ti becco un ametista. Niente, la partita l'abbiamo persa. Ditemi voi se una persona normale può giocare con sta cazzo di mano. Ditemi voi quanto è frustrante un gioco come questo. Mi serve qualcosa per contrare lo 0-2. E vaffanculo, la Wildgrow no, non mi serve, cazzo. Cioè, la Wildgrow, per carità di Dio, la gioco. Allora, vediamo le cose positive. Ce ne so poche. Vediamo quelle che ci abbiamo. Abbiamo quinto Waggle. E questo è positivo. Abbiamo Ultimate Infestation e questo è positivo. Non abbiamo Nourish, ma se io do becco Nourish. Quanto a lungo potrà continuare. Forse anche meglio swipe? Ok, la metista è buona. So se tenergli un altro turno. Questa. Perché attualmente ho una value per spending plug micidiale, veramente forte. Oppure vado di inventrice e gli rimuovo lo 0-1 che inizia a diventare rompicoglioni. Poi indeciso qua, eh? Ok, gliela tolgo. Io. Devo rampare. Cioè, sta pescando l'ira di Dio. Sta pescando. Devo rampare assolutamente. L'arma fa schifo contro lui. Cioè, fa schifo. Cioè, di meglio. Partito da Dio. Da Dio, è partito da Dio, Dio caro. Partito benissimo, cazzo. Qua so cazzi miei, eh. Cioè, se io trovo Naturalize, io vado di combo, vado. Quanto a lungo potrà continuare?
Quanto a lungo potrà continuare? Ciao! Guardate che bordo che c'ha. Mi serve swipe, mi serve qualcosa. Ho bisogno assoluto di qualcosa. Tipo swipe, a meno che non hai l'ingrain trovata dalla spella 3. Si è pure sfoltito la mano, eh. E niente swipe. Niente swipe. E naturalmente ce l'abbiamo. E il problema è che non ce la possiamo usare. Non ce la possiamo usare, non si dice, lo so. Non la possiamo usare. Partito, ragazzi, lui di un bene clamoroso. Trade, trade. Lo accetto. E no, 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 c'è pure il ragazzo. Ma dai, no. C'è il 6-6, c'è. C'è il 6-6. Non c'è il 6-6. Ma porca troia. Ma il Furon di Gay non è malissimo. Non so se è preferibile giocare questo, però. Il cerchio della vita si è spezzato. Allora, io ho un piano per sta partita. Ora ve lo narro. Io ho un piano, ragazzi. Allora, vi dico qual è il mio piano per vincere sta partita. Gli lascio lo 0-3. Gli lascio lo 0-3. Vado di Ultimate Infestation a cazzo. Cioè, nel senso, becco chi coglio coglio. Lasciandogli lo 0-3 e lui pescherà una carta. E io lo millo. E io lo brucio. E io lo millo tutto. Lo smillo, cazzo. Lo smielo. Se diventa fastidioso, me lo smielaccio. Se diventa difficile, eh. Qua chi li tolgo, non è un problema. Arcane Tyrant è forte. Che essenza meravigliosa. In realtà non mi fa troppo male aver perso a Zalina. Devo essere sincero, non mi fa male. Cioè, ci sta. Cioè, non è un problema Zalina. Quanto a lungo potrà continuare. Andata come dicevo io, ragazzi. E andiamo di combo. Andata come dicevo io. Boom. Cioè, il piano era quello il mio ed è andato molto bene. Vado di combo adesso. E come va? Va. La buttiamo in caciara la peggio. Ma dai, neutralize? Nah. A posto. Se gli ho preso il ciccio abbiamo vinto. Però lui non concede. E il fatto che lui non conceda non è assolutamente di buon auspicio. Vediamo. Ma per forza ci c'è in mano. Ok. Quanto a lungo. Quanto a lungo. So come vince la partita, eh. Non gli ho preso la ciglia zampa. Lui ha giocato tantissimi Saronet. Ha giocato. Quindi la combo la fa sicuro. È un po'. Un po' sfigato. Cioè, non aver preso né ciccia né il. Le acque e maledite questa terra. Ah, schifo. Schifo. A meno che non se la sta giocando per prendere la spell d'Agatha, rinvieni un servitore con grido di battaglia e trovare ciccia zampa.
È stato fortunato che ha visto tutto sto ragazzo, eh. Cioè, Sergio ha visto tutto, ha visto. Cicciallo! 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 Cicciallo, cazzo! Cicciallo! Se prende la spella Udo e rinviene un servitore, io muoio dentro. Cicciallo! Bella, amore mio! Ragazzi, la zampa non va giocato, vero? Perché mi switcha il deck, poi. Che fa Ciccia? Switcha il deck e fa un disastro. Farò schifo. Beh, basta, posso finire. Piaga e putrefazione. Ok, mi viene... Cioè, veramente, se... Io deve prendere la spell a uno. Evoca il servitore con grido di battaglia. Cioè, discovera e deve piacere a zampa. Lì poi lui è del tutto impazzito, nel frattempo incosciente. Ti ricordo che l'ultima volta hai fatto un discorso del genere. Lì poi, infatti a lì poi mi sono fermato, cara, non so se l'ha notato questo discorso. Mi sono fermato a lì poi. Io posso tranquillamente farmi armor sta partita. Cioè non mi sei, io... Oh, comunque raga, oggi solo partitone, eh. Oggi veramente solo belle partite, cazzo, questo deck. È bellissimo. È bellissimo, mi piace il fatto che lo sto imparando a usare bene, perché ci, cioè, ci tengo. Pazzito. Pazzo. Cos'è sta roba? Che stai facendo? Che stai facendo? Che stai facendo? Cerca la spella 1. Lo so che c'è la spella 1. E oggi se devo biastimare, eh. Vida d'un bu, vida. Quasi finito le carte. Signor. Non è questo qua, non si è accorto che non ha swappato il mazzo. No, lascia fare, lascialo pensare. Senti, questo glielo togliamo, no? 8 mana, torna a 10 per fare niente. Fortissimo. È fortissima l'arma del druido, eh. Bella cazzo, quanto è gagliardo e forte. Gli levo il servitore, così lui non può rollare la spell che... Cioè, lui c'è una spell che riprendi questo servitore in mano. Quindi se noi glielo togliamo, non può trovare quella spell per riprendersi il totem in mano, per poi giocare il totem e trovare la spell che discovera un servitore e discovera Ciccia Zampa. Lì poi mi metto l'intera casa nel culo, mi metto. Non so se avete seguito il mio ragionamento. Mi metto l'intera casa nel culo. GG.